piano estate diciamo che è stata una bella occasione per riprendere i fili delle relazioni tra i ragazzi e tra i docenti. Negli ultimi giorni di scuola abbiamo sondato il terreno per cercare di capire quali erano gli interessi dei nostri studenti e quali erano anche le competenze che potevamo mettere in campo come scuola. Quindi abbiamo cercato anche di proporre dei laboratori che partissero dal basso, dalle richieste dei ragazzi anche. I ragazzi che stanno facendo il murales non hanno un maestro di murales, ma c'è qualcuno di loro che è quello che propone, che coordina il gruppo. All'inizio avevo l'idea di farlo da solo il murales e quindi mi ero proposta singolarmente, poi mi hanno assegnato di fare questo corso. Poi così c'è stato un grande interesse per alcune lingue. Il corso di giapponese e il corso di russo sono altri due corsi offerti dalla nostra scuola. In questi corsi i ragazzi da un lato si confrontano con la lingua, ma soprattutto si concentrano sulla cultura di questi paesi e sul legame che c'è tra lingua e pensiero, tra lingua e cultura. Partecipo a maglioncinetto e giapponese. Entrambi sono molto interessanti e sono come delle sfide per me. Infatti il giapponese è intanto una lingua totalmente diversa dalla nostra e anche la cultura giapponese che stiamo imparando. Ci sono attività sportive come il tiro con l'arco, quindi attività di precisione, impegnativa, serve capacità di coordinamento, di controllo. Ero un po' indecisa tra giapponese, perché mi sembrava abbastanza interessante, e regia. Però poi alla fine ho detto, ma provo con regia. Il laboratorio di regia è un'esperienza nuova per la nostra scuola, ma ci sembrava che si inserisse molto bene nel nostro piano di studi. In tutto questo sono stati aiutati da un regista che li ha accompagnati anche a riflettere, a prendere consapevolezza su quello che stavano facendo. Li frequentano con continuità, imparano delle cose, si divertono, sono rilassati. Comunque al di là del contenuto, c'è proprio l'idea di tornare a vedere la scuola animata dalla loro presenza e dalla loro voglia di fare.